cittadino del comune di Castiglion del Lago, il sindaco Matteo Burico. Buonasera. Allora, buonasera a tutti. Guardate, le comunità fanno cose straordinarie, ma Marino ci ha raccontato prima che l'amore fa cose ancora più straordinarie, molto più straordinarie. Io vi dico, con la mia ignoranza, ho conosciuto in modo più profondo questa storia d'amore un giorno nella palestra di San Patucchio, con delle immagini che scorrevano, Marino che raccontava questa storia. E nella difficoltà, nella enorme difficoltà, poi dopo, quando noi siamo colpiti dalle difficoltà, pensiamo di dover superare degli ostacoli così terribili, e poi invece scopriamo che quella difficoltà può essere un valore da dare alla comunità, un coraggio incredibile da dare alla nostra comunità. E quando c'è una comunità come quella di San Patucchio, che risponde, che si prende per mano, che ha deciso anche oggi di stare qui, e spero veramente che ci stia tutti gli anni, perché non è solo una festa per Noemi e per questo amore, ma è una festa per tutti. Perché guardate, questo è un momento in cui di coraggio ne serve tanto, perché dobbiamo affrontare tante sfide. Ognuno di noi, i lavoratori, le lavoratrici, le famiglie, i sindaci, poi anche a livello personale dobbiamo affrontare. E se c'è qualcuno che ci dice che i problemi si affrontano, che ci si prende per mano, che si guarda avanti, che gli ostacoli si superano, beh, allora magari viene anche un po' di forza, un po' di coraggio per dire di non mollare. E questa è una comunità che non molla, ognuno di noi non molla. Dopo questi due anni difficili, difficilissimi, che non ce li dobbiamo dimenticare, ma li abbiamo vissuti insieme, quest'anno speriamo che veramente ci sia la voglia di ripartire. E non sarà facile per nulla, poi abbiamo visto che il mondo continua a complicarsi, noi continuiamo a complicarci la vita. Ora abbiamo anche una guerra alle porte, ora tra l'altro sono passati un po' di giorni, non è più nemmeno nelle prime notizie del telegiornale, perché funziona così. Ma quella cosa c'è e ci colpisce tutti profondamente, e guardate, non colpisce le nostre bollette del gas, sì, anche quello, ma finché penseremo che questa guerra, che le guerre, che le difficoltà ci colpiscono economicamente, non penseremo alla tragedia umana e sociale dei conflitti e dell'odio, beh, allora avremo sbagliato tutto. Però abbiamo una gran fortuna, siamo un comune che in questo momento sta viaggiando forte, molto forte, siamo una locomotiva. Ma anche quando si è una locomotiva, se non ci attacchiamo dietro i vagoni, se non immaginiamo Castiglione del Lago con tutto il trasimeno, come un pezzo di Umbria, con la vicina Toscana, beh, servirà poco vincere una gara da soli. Noi la vinciamo insieme a tutti, come Marino e Noemi l'hanno vinta e ce l'hanno regalata, e non è semplice regalare, qualcosa di straordinario. Io vi sto annoiando anche troppo, oggi è una festa, ma vi dico grazie, perché guardate, le difficoltà le viviamo tutti, io le vivo anche personalmente in questo momento, ma vedere una comunità che risponde, vedere una comunità che si prende per mano, vi assicuro che viene dentro tanto coraggio, tanta forza per affrontare tutte le difficoltà. Vi dico solo grazie, e sappiate che continuerò e continueremo a mettercela tutta per cambiare questo comune, e soprattutto guardare al futuro insieme. Tra l'altro vi saluto così, per salutare Don Remo. Se guardate verso Castiglione del Lago, ora potete vedere un panorama totalmente rinnovato. Grazie San Patucchio, grazie San Felice, grazie a tutti, grazie Marino soprattutto, e Noemi, grazie a tutti.